Ciao a tutti tesori, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Oggi si parla di cinema indipendente e in particolare The Iced Hunter di Davide Cancila. Infatti sono nelle vesti di Zayt Kirak, spero di averlo detto bene, ma in versione femminile. E mi toglierò subito queste pseudo bende dal viso perché ho paura che il microfono non registri o comunque si senta male. Premetto che questo è uno dei primissimi film indipendenti che io abbia mai visto. Mi è capitato per caso mentre vagavo nel catalogo di Prime Video nella sezione film italiani e sono stata piacevolmente sorpresa. L'idea era di parlare il meno possibile perché a fine video ci sarà il regista che avremo come ospite per un'intervista, ma il fatto è che ho tantissime cose da dire, quindi non so se sarò breve. In ogni caso vi segnalo tutto nella timeline, quindi se volete andare direttamente all'intervista potete farlo. Per prima cosa vorrei spendere alcune parole sul cinema indipendente. Premetto che ne so pochissimo, ma diciamo che qualcosa l'ho imparata. Da profana, per cinema indipendente si intende un film in cui le grandi case di produzione, quelle coi big money, non c'entrano nulla. Si parla infatti di film che sono autoprodotti o dal regista stesso o dagli attori o da enti locali o persino da privati. Le caratteristiche principali sono il basso costo e la libertà espressiva. Quindi questo per forza di cose influisce sia sulla scenografia che sui costumi che sugli effetti speciali. Un'altra cosa che ci tenevo a dire è che in realtà mi sono trovata un po' in difficoltà a parlare di questo film perché nel concreto non posso criticare le stesse cose che critico nei film non indipendenti, perché chiaramente c'è una differenza importante. Quindi spero che questo esperimento sia venuto bene, diciamo. Contestualizzando l'opera, principalmente si sta parlando di un fantasy, a tratti anche storico, quindi abbiamo ambientazione e vestiti medievali. Chiaramente, proprio per i motivi che citavamo prima, le scene e i costumi non possono essere ai livelli di, non so, The Witcher, a livello di fantasy, oppure, non so, Vikings, che è ambientato nel IX secolo, che per quanto magari non perfettamente accurato, lascia comunque un bel impatto visivo. Vi dico che solo per vestire i Domini Lupo, probabilmente ci sarebbe voluto tutto il budget che è stato usato per la realizzazione del film, e stiamo parlando solo di 4 persone. Prima che ve lo chiediate, ci troviamo ai giorni nostri, e se vi chiedete il perché dei vestiti medievali, tranquilli, ce lo spiegherà il regista durante l'intervista. Della trama e contenuti posso dirvi ben poco, ma totalmente in generale seguiremo due soggetti principali. Il primo, l'uomo con le bende, che si rivelerà essere il cacciatore di ghiaccio, e il secondo soggetto saranno un gruppo di uomini che lo stanno cercando. Ebbene, sono sincera, all'inizio ci mette un po' ad ingranare, ma poi ti cattura. Ci sono alcune scene, in realtà molte, che hanno reso moltissimo. Ci sono delle scene in cui il montaggio ha fatto la differenza. Tanto per dirne una, quando ci arriverete ve ne accorgerete, ci sarà la scena in cui Rafael sta raccontando una storia e durante questo racconto ci sarà una scena di combattimento. Ma cosa più importante, le scene di maggiore pathos si sentono tutte. Anche il world building generale penso sia interessante. Il cacciatore di ghiaccio penso che sia meravigliosa come creatura, da qualsiasi punto di vista lo si guardi. L'ordine dei Domini Lupo è una sezione della chiesa che ricalca le tematiche del fanatismo religioso, totalmente in contrasto con gli altri personaggi che saranno dei tutori che seguono appunto gli insegnamenti della chiesa. Ultima cosa, ma non per importanza, anche la colonna sonora e la fotografia hanno fatto la loro parte. Per non parlare dei poster, che sono uno più bello dell'altro, vi metterò qui attorno quelli che riuscirò a reperire. Ah, giusto, questo film ha vinto anche svariati premi, tra cui Best Indie e Best Sci-Fi Fantasy Film. Invito tutti quelli che mi stanno guardando a dargli una chance, perché non sono i soldi che fanno una storia, e perché se magari lo supportiamo potrebbe avere un sequel o addirittura dei prequel. E per come si è conclusa la scena finale, non vedo l'ora. In descrizione vi lascerò dei link in cui potrete vederlo in streaming, oppure noleggiarlo, oppure comprarlo. Da qui in poi ci sarà la parte spoiler, per cui se volete passare direttamente all'intervista, guardate nella timeline. Iniziamo tra 3, 2, 1,
Di scene che ho apprezzato ce ne sono tantissime, tanto per citarne alcune mi sono piaciute le scene con la donna muta e le scene con Raphael, che è sempre teatrale e sembra un po' come l'insegnante di danza di Arya Stark sul Trono di Spade. Anche il finale con le scene del padre, non mi ricordo il nome ma se lo trovo ve lo lascerò qui, che si è voluto cucire addosso il marchio per vivere di più, ma questo l'ha corrotto e così magari è anche per questo che ha corrotto l'ordine di Domini Lupi. Ma quello che ha fatto la differenza sono le capacità del cacciatore di ghiaccio. Il fatto che se si affeziona a qualcuno riesce ad assorbire quello che sentono, il fatto che è in grado di entrare nella mente delle persone e vederne così i ricordi e, cosa non da poco, la capacità di assorbire i marchi, anche se secondo me magari è stata poco sfruttata. Dunque, parlando di critiche diciamo positive, ricordiamoci che la credibilità è tutto, specialmente in un fantasy. Parlando delle prime scene, ci viene fatta vedere una ragazza che cerca un posto isolato in cui dormire. Gli viene mostrata una casa che suppongo occuperà abusivamente, dato che è totalmente fatiscente, e lasciamo perdere chi ce l'ha portata, dentro ci trova un uomo bendato che trema. Chiaramente la prima cosa che uno pensa è casa fatiscente, posto isolato, è sicuramente un tossico. Chi vuoi che ci sia lì? A questo punto un minimo di titubanza me la sarei aspettata. Invece la ragazza va subito da lui, cerca di metterlo a suo agio, lo pulisce e gli mette ad asciugare la giacca. Nonostante non sappia che intenzioni possa avere o se possa essere o meno pericoloso. E non scordiamoci che era appena uscita da un episodio di violenza da parte di un uomo. Secondo me questa scena è molto molto bella, ma per essere credibile avrebbe richiesto molto più tempo e molta più conoscenza reciproca. Esempio stupido perché magari non perfettamente in linea con le tematiche, c'è una scena molto simile in un film coreano chiamato Wolf Boy, in cui una ragazza si trasferisce in una casa di campagna insieme alla sua famiglia e proprio lì vicino a casa trova un ragazzo che non parla e abbastanza strano. Anche lei cerca di accudirlo, ma non in modo immediato. Succede gradualmente e questo ci fa vedere come si sviluppa la loro relazione. Quindi, come riassunto, avrei dato molto più spazio alla conoscenza reciproca prima della fiducia. Altro punto importante, belle le scene di combattimento, bello che i domini lupi dicano una preghiera prima di combattere, ma perché il nemico dovrebbe aspettarli prima di ingaggiare il combattimento? Doveroso un focus sulle capacità, in cui le tre regole della magia di Sanderson sono sempre attuali. Se non le conoscete, ne ho parlato nel video di Elantris, ve lo lascio qui sopra. Nel passato vediamo che quando alla donna muta tagliano la gola, lui ci mette molto tempo a riprendersi, poi alla fine non ci riesce e va nel suo letargo. Mentre nei giorni nostri si riprende abbastanza bene e abbastanza in fretta, nonostante le ferite erano in tutti e due i casi mortali. E lo stesso quando gli viene rotto il collo. Vorrei capire meglio anche la questione dei marchi che assorbe su di sé. O meglio, è vero che lui ha vissuto per secoli e secoli. Non so quanto duri questo suo letargo, ma se è vero che è stato in giro tutto questo tempo e ha svolto il suo lavoro, dovrebbe essere quantomeno fasciato come una mummia. Quindi la domanda principale è, essendo che lui non è propriamente fasciato come una mummia, durante il suo letargo è possibile che si purifichi o almeno in parte? Ok, penso di aver detto tutto quello che volevo dire, per cui iniziamo con l'intervista. Domanda numero 1. All'inizio del film lo spettatore resta un attimo confuso perché vediamo dei vestiti e delle armi di ispirazione medievale, che però cozzano con le catene, il giubbotto di pelle e gli edifici. Come mai questo tipo di scelta di abbigliamento e armi? Hai considerato la scelta di una divisa più moderna? E perché no le armi da fuoco rispetto alla balestra, spada e pugnali? Allora, anzitutto, ciao Cecilia, grazie per lo spazio che mi stai concedendo sul tuo canale e per l'interesse che hai dimostrato per il mio film The Ice Hunter, che ricordo, sempre che tu non l'abbia già detto, è disponibile quindi in DVD per CG Entertainment e anche visionabile su Amazon Prime Video Italia.
Allora, questa domanda in realtà è una delle domande che mi sono posto in primis più volte io, così come altri membri della crew con cui abbiamo messo sul film, perché ci rendevamo conto che è una cosa che avrebbe potuto generare qualche perplessità. In sostanza, il personaggio del cacciatore di ghiaccio nasce, in modo anche abbastanza dichiarato, pesantemente influenzato da un eroe del filone del fumetto dark, ma anche cinematografico degli anni 90, che è il Corvo, quindi ha delle pesanti influenze da questo personaggio che chi lo conosce ricorderà sicuramente, ha un'ambientazione estremamente moderna. E il cacciatore ha un'evoluzione poi differente per quanto riguarda il suo microcosmo, perché poi pian piano negli anni in cui si è sviluppata la storia, che sono comunque antecedenti a quelli della realizzazione del film, che ricordo essere in realtà un rifacimento di un vecchio cortometraggio del 2004, a cui era seguito un sequel nel 2011. Ha avuto imbastito attorno questo universo permeato di entità demoniache che venivano quindi da un passato remoto, per cui questa ambientazione che volevo costruire attorno al personaggio aveva delle evidenti influenze molto ancestrali. C'è stata l'idea di creare quindi una setta di antagonisti con delle caratteristiche più moderne, infatti i Domin Lupi, che sono questi cattivi nel film che danno la caccia al cacciatore di ghiaccio, che lo controllano, hanno questo vestiario, questo armamentario che richiama molto l'epoca oscura, quindi degli anni medievali, quindi sono spade, balestre e coltelli. Personalmente mi sembra meno affascinante calarli quindi in un contesto moderno, in realtà è un'idea che potrebbe anche trovare spazio in qualche sviluppo successivo. Però ci tenevo molto a lasciarlo ancorato a una tradizione che venisse dal passato, per ricordare comunque costantemente, nonostante appunto una parte del film sia ambientata in epoca moderna, che tutto quello che riguarda il personaggio ha delle radici ben radicate in epoche che vanno all'alba dei tempi, come viene ribadito dalla voce fuori campo che introduce il film. Mi rendo conto che possa generare un po' di confusione, alcune persone comunque non si sono fatti problemi a farmelo notare, è una cosa che comprendo, reputo plausibile, però ricordo anche che ci sono molte tradizioni fantasy che portano comunque sia delle ambientazioni, dei capi di vestiario e degli armamenti provenienti appunto da un'epoca medievale o comunque sicuramente non odierna, anche ai giorni d'oggi. Ora mi viene da fare un esempio di una serie che io molto amo, che magari farà forse un po' storcere il naso agli appassionati di horror nudo e crudo, ma che è Buffy, l'ammazzavampiri. In Buffy, appunto, vediamo spesso questi personaggi usare appunto delle armi al di fuori del canonico paletto di legno usato dalla protagonista, però armi come balestre, mazze chiodate o asce, che venivano sicuramente da una tradizione che poco ha dilegato a un'ambientazione più militare, per esempio, dove potrebbero usare appunto fucili o armi da fuoco, che sicuramente hanno il loro impatto, che però comunque trovavo in qualche modo potessero togliere un po' di fascino a quello che era il personaggio e tutto il bagaglio che si porta dietro. Domanda numero 2. Mi è piaciuta molto l'idea che il personaggio principale ogni tanto vada in una sorta di letargo e al suo risveglio non si ricordi più nulla, o quasi. Come mai però scegliere due epoche così lontane? È stata una scelta condizionata o ce l'avevi in mente dall'inizio? Allora, grazie anche per questa bellissima domanda, che comunque è molto complementare alla domanda precedente, perché qui si introduce un altro dei grossi dubbi che ci sono stati già in fase di scrittura. L'idea originaria era quella di inserire un'ambientazione completamente medievale, quindi di ambientarlo completamente nel passato. Questo purtroppo, vista anche la natura, totalmente indipendente del progetto, che non ha avuto dei finanziamenti dietro, diventava molto ostica per riuscire a realizzarla in modo il più possibile credibile. Sfruttiamo spesso infatti ambientazioni esterne per poter sopperire appunto alla difficoltà di mettere in scena degli ambienti credibili per quanto riguarda il periodo medievale. Infatti non ho voluto neanche dare una connotazione specifica a livello di anno perché purtroppo la difficoltà di reperire mezzi e costumi adatti avrebbe comportato un dispendio economico molto molto più elevato di quello che ci potevamo permettere. Quindi per fortuna siamo riusciti a sopperire tante cose, però abbiamo voluto creare una sorta di dimensione che è ambientata in un'epoca comunque più o meno imprecisata. Se poi uno si mette a guardare nel dettaglio tutto quello che c'è, non sarebbe stato credibile dare una connotazione storica ben precisa.
Il discorso della doppia linea temporale, vabbè, nasce dal fatto, anzitutto, di un'altra delle due pesanti influenze cinematografiche che sono presenti in questo film. La prima te l'ho nominata prima, che è quella del corvo, influenza che è anche fumettistica. La seconda è solamente un film, che però comunque ha delle caratteristiche che possono richiamare molto il mondo del fumetto, che è Highlander. Questo è richiamato prepotentemente dal personaggio di Raphael, il mentore del cacciatore di ghiaccio interpretato da Alex Lucchesi. E soprattutto poi questa struttura dove riprende appunto la figura dell'immortale che agiva in epoche passate, il film di Russell Mulcahy, se l'ho pronunciato bene in caso perdonatemi ma sono terribile a volte con le pronunce inglesi, e facevo vedere più epoche per illustrarci come questo personaggio, partendo appunto dalle Highlands scozzesi, andasse poi pian piano progredendo nelle varie epoche, passando dalla rivoluzione francese, nazismo, fino ad arrivare ai giorni nostri. Qua abbiamo una sola linea temporale, ma che io ho voluto utilizzare per far sottolineare questo aspetto dell'immortalità o del fatto che questo personaggio non possa morire, più che sia immortale. Quindi questo è un altro tema che infatti troverà maggiore spazio appunto in eventuali prosecuzioni della storia. Però appunto l'ho voluto inserire proprio per dar risalto al fatto che questo personaggio appunto abbia delle radici e che sia in scena da moltissimo tempo. Domanda numero 3. Il film è un fantasy horror. Hai trovato questa scelta limitante rispetto all'inserimento di scene romance? Se sì, perché? Voglio dire, chi lo dice che in un horror non ci possa essere del romance? Allora, ti devo ringraziare anche per questa domanda perché tocca in realtà forse il tema che mi è più caro riguardo alla realizzazione di questo film, che è una cosa che spesso ho detto, ovvero che dal mio punto di vista Dice Dunter è sostanzialmente una storia d'amore, con i mostri, i demoni, le sette religiose spietate e quant'altro, però sostanzialmente abbia il suo fulcro in una storia d'amore, non a caso appunto il personaggio del corvo che ti citavo prima, che fa da ispirazione principale per il protagonista, era un personaggio che agiva guidato da un sentimento amoroso che poi lo porta a una vendetta molto cruenta. Infatti anche il corto originale era molto basato su questa cosa e questo film è un rifacimento del corto originale, però ampliato con tutta questa mitologia che è stata inserita dietro. Questa è una tematica che mi riporta a uno dei temi a me molto cari, ovvero io sono un grande appassionato di horror. Il film lo definisco un fantasy horror, ma è sostanzialmente più un fantasy, un horror vero, con delle tinte horror, nel senso che ha degli elementi molto violenti, ha degli elementi cupi, delle figure demoniache, ma in sostanza non lo ritengo un horror spaventoso assolutamente. Però io ho sempre avuto una concezione dell'horror come un mezzo per raccontare qualcosa, non a caso io sono un grande amante del cosiddetto new horror, quindi del filone di quando avevamo nomi importanti come Romero, Carpenter, Cronenberg, Craven, che erano registi che utilizzavano il mezzo per raccontarti altro. Ora, non molto spesso questi nomi ti andavano a raccontare storie d'amore, ma poteva capitare. E ho sempre voluto considerare il mezzo, che sia appunto fantastico, orrorifico, come un qualcosa estremamente importante, visto anche il suo carattere profondamente metaforico, per raccontare disagi o turbamenti che possono essere legati a una sfera emotiva o ancor di più a una sfera relazionale. Io ho messo molto di me stesso in questo film, ci sono molte mie delusioni, molti miei pensieri, molti sentimenti, insomma ho usato un po' sia il cacciatore che il suo antagonista Alexei come dei miei alter ego per metterci dentro molte idee e molte sensazioni che provavo. È stato catartico e anche strano fare questa operazione, però sono dell'idea che quando uno racconta qualcosa, a prescindere che il linguaggio utilizzato sia un qualcosa che si possa discostare dalla realtà, ci vada messo qualcosa di sé. E in questo caso appunto ho voluto mettere dei momenti di delicatezza per me molto importanti, come sono quelli appunto del rapporto tra il personaggio di Sara e il personaggio del cacciatore, a cui io sinceramente ho tenuto veramente tanto, e anche qui non posso che ringraziare sia Ivan che Gea di aver avuto questa alchimia sul set che poi li ha resi molto credibili per quello che mi riguarda nella messa in scena. Domanda numero 4. Dato che sono passati alcuni anni dalla registrazione effettiva del film, ad oggi, con l'esperienza maturata, hai dei ripensamenti su alcune scene oppure pensi che vada benissimo così com'è? Allora Cecilia, non so se tu ti sei divertita molto a scrivere queste domande, ma vai proprio a toccare dei punti abbastanza sensibili per me. Nel senso che sì, è vero quello che dici, che è passato molto tempo dalla realizzazione all'effettiva release del film, per usare anche il termine inglese per fare più figo di quello che poi sia di l'uscita, ma vabbè. E la risposta univoca è sì, nel senso che farei delle cose in modo diverso.
perché comunque cambiano molte cose. Anche qui, per riallacciarmi a quello che ti dicevo prima nella risposta precedente, mi sono riversato sia nel cacciatore che in Alexei. Col tempo ho iniziato a sentirmi quasi più affezionato all'antagonista, che è un personaggio che è nato appositamente per questo film, tra l'altro uno dei pochissimi personaggi che è nato già sull'attore, che è Alessio Cherubini, che ha fatto tra l'altro un ottimo lavoro nel mettere in scena un personaggio per certi versi monocorde, ma in realtà molto sfaccettato. Ecco, Alexei per certi versi è quasi il protagonista morale del film, tanto che se si va a vedere ha molto più tempo on screen rispetto al cacciatore di ghiaccio che dà il titolo al film. E molte cose le cambierei, nel senso che in questo film io ho fatto il mio esordio per quanto riguarda il lungometraggio. Mi sono sempre rapportato con il linguaggio del cortometraggio, che comunque rappresenta delle differenze per quanto riguarda la gestione dei tempi e la quantità di messaggi che si possono veicolare. In quest'opera io ho voluto riversare tanto, perché comunque partendo da una storia fondamentalmente semplice, ovvero personaggio scappa, viene inseguito, gli viene ucciso qualcuno e poi deve vendicarsi, scusate per lo spoiler, ho voluto però mettere su tutto questo microcosmo, forse più macrocosmo che micro, che qua viene accennato ma che lascia tante cose aperte per eventuali sviluppi. E questo mi piace, ma al tempo stesso oggi forse avrei cercato di fare una maggior chiusura di alcune cose. Il finale è palesemente aperto, quello del film, perché comunque è stato già pensato originariamente per dare un seguito. Però al di fuori di questo, anche alcune dinamiche all'interno del film oggi le risolverei in modo differente. Vuoi anche perché per me è stata comunque un'esperienza umana, perché con molti degli attori sono poi riuscito a stringere dei legami sia di amicizia che di collaborazione duraturi, come con Federico Mariotti, lo stesso Alex che conoscevo, Ivan, Alessio e quasi tutti alla fine, ora sono veramente tanti. All'epoca ero anche un po' più timido nel relazionarmi con loro, non sapevo quanta disponibilità avrebbero avuto nei confronti sia miei che dell'opera, ma poi ho visto che si sono talmente resi partecipi, hanno dato talmente tanto di sé, perché comunque il film è stato possibile essere realizzato grazie veramente al contributo fondamentale di tutti i nomi presenti sia in scena che dietro le quinte. E che oggi veramente alcune cose gli darei un respiro diverso, le gestirei in modo differente, come per esempio quello che è il rapporto tra i membri dei Dominilupi. Alla fine qualche cosa l'avrei gestita in modo un po' meno classico, diciamo così, non voglio entrare nel dettaglio, lasciamo questo mistero. Domanda numero 5. Si può dire quanto è stato il budget per la realizzazione del film? E se ne avessi avuto a disposizione molto di più, cosa avresti cambiato? Allora, visto il genere del film, non posso negare che la limitazione di budget non sia stata effettivamente un problema per tante cose, anche a livello pratico per quanto riguarda la gestione delle riprese. Sicuramente un maggiore budget sarebbe stato utile per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi utilizzati, proprio per quanto riguarda la gestione delle riprese, sia per quanto riguarda anche un maggior utilizzo degli effetti speciali e di altre accortezze, anche per quanto riguarda i costumi o le ambientazioni. Quindi sì, non posso negare che un maggior budget sarebbe stato d'aiuto. Poi intendiamoci, siamo nell'ambito dell'indipendente, uno deve cercare un attimo di arrangiarsi e di usare il poco che ha per raccontare il più possibile. E il budget è molto importante per quanto riguarda un aspetto realizzativo, però non essenziale quando comunque si ha una buona storia da raccontare. Poi io non voglio cantarmela, suonarmela da solo, sicuramente a me la storia piace, come ti dicevo prima, forse qualcosa la gestirei in modo diverso, passato un po' di tempo, però in qualcosa in cui sinceramente continuo a rispecchiarmi, ecco, vedo qualcosa di me, qualcosa che volevo raccontare e che forse racconterei ancora con le dovute differenze. E quanto è stato il budget del film? Ti dico che è difficile ora riuscire a razionalizzarlo perché comunque non c'è stata una distribuzione dietro, quindi l'apporto economico è stato dato fondamentalmente dai miei stipendi e il grosso è stato sostenuto in fase di realizzazione, poi ci sono stati dei costi successivi per quanto riguarda gli aspetti della post-produzione. Sicuramente un budget assolutamente infinitesimale di quello che può essere il budget di un film con una produzione indipendente o di un film canonico. Tanto che posso dire che se dovessi tornare a fare una cosa similare, mi piacerebbe poter avere sinceramente un qualcosa in più, sia per poter dare un riconoscimento maggiore a chi si presta a lavorare al progetto, sia per poter avere appunto una disponibilità migliore per quanto riguarda la gestione del tutto.
Domanda numero 6. Di materiale su cui lavorare ce n'è tantissimo. Ti piacerebbe portarlo in una serie TV o comunque farne un franchising? Secondo me non sarebbe una cosa stupida, anzi, si verrebbe a creare una sorta di crossover tra The Witcher per ambientazione e Westworld per tipo di narrazione e, cosa sorprendente, sarebbe tutto made in Italy. Allora, si va a toccare un altro nervo scoperto, nel senso che Il Cacciatore, come ho già accennato quella, nasce come un progetto ad ampio respiro, al di fuori della vicenda raccontata in questo episodio, chiamiamolo così. E sì, mi piacerebbe portarla avanti, ho anche pensato all'idea di una serie televisiva, per quanto non abbia grossa familiarità col linguaggio della serie, essendomi sempre cimentato in cortometraggi o in questo caso in un lungometraggio. Mi piacerebbe se per esempio dovessi anche riraccontare la stessa storia del film tramite una serie, già avrei una mezza idea su cosa cambiare, su cosa dare più respiro, su cosa far andare in modo diverso. Io ho già in realtà delle idee per quanto riguarda gli immediati seguiti, notare il mio casualissimo uso del plurale. E sì, mi piacerebbe molto farlo diventare un franchise. Diciamo che l'idea di fondo già c'è qua, sia per il finale aperto che viene lasciato con il personaggio di quello che poi si rivela essere il vero cattivo del film. Qua non faccio lo spoiler per chi stia guardando il video per la prima volta, quindi guardatevi il film e lo scoprirete. E sia per raccontare tanto di quello che c'è nel mondo che ho inserito dentro il personaggio del Cacciatore di Ghiaccio. In realtà avevamo anche già buttato giù alcune mini sceneggiature per delle storie a fumetti che ampliavano appunto questo mondo raccontando ulteriori dettagli. Poi appunto il fatto stesso che il personaggio del cacciatore sia in giro da tantissimi anni e abbia avuto anche più guardiani dà lo spunto per raccontare tante storie anche nel suo passato, così come gli altri personaggi. Una cosa che mi piace e che, come altri mi hanno confermato, il cacciatore funge quasi da motore più che davvero protagonista della vicenda che andiamo a vedere, quindi è al centro di tutte queste narrazioni che però si sviluppano verso varie direzioni e con vari personaggi, tanto che l'idea appunto dei seguiti sarebbe quella già di andare esplorando altri lidi senza entrare eccessivamente nel dettaglio, vogliamo lasciare anche qui un alone di mistero. Quindi speriamo che si possa fare. La voglia c'è, le idee ci sono, l'entusiasmo pure. E qua ora non lo volevo dire perché è un po' autoreferenziale, però posso dire che non l'ho coniato io, venne fuori da Federico Mariotti che una volta mi disse: questo è il Davide Cancilla Cinematic Universe. Mi fa un po' ridere detto così, perché poi sono quelle cose ancora molto casalinghe, però speriamo bene. Che devo dire, alla fine comunque per buttarsi in cinema indipendente ci vuole anche un pizzico di follia, quindi è quello che aiuterà poi a portare avanti il tutto verso qualsiasi direzione voglia portare. Niente, io Cecilia ti ringrazio nuovamente per lo spazio che mi hai concesso, per queste domande molto particolari che mi hanno portato appunto a rivangare, a ripensare a tante cose che ho voluto mettere dentro questo film, e niente, un saluto a te e a tutti i follower del tuo canale. Ciao e grazie. L'intervista è finita, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Parte bonus, devo dirvi due cose. La prima, quando il regista mi ha mandato l'intervista sono andata a rivedermi il film del Corvo, perché non me lo ricordavo così bene e in effetti le somiglianze le ho ritrovate, ma sinceramente da sola non ci avrei mai pensato. La seconda cosa è, se ci riesco ve lo faccio sentire, ho i pavoni dietro casa e fanno un casino terrificante per cui ogni volta mi devo interrompere. Spero che li abbiate sentiti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Giusto, me ne sono dimenticata, questa specie di bandana che vedete in realtà è un cappellino. In realtà è un modello per fare i cappucci e sarebbe... in questo modo. Le bende sulle mani in realtà invece sono il continuo delle maniche di un vestito. E sia qui che qui l'ho cucito per dare l'illusione di una benda sulla canottiera, chiaramente. In realtà sarebbe in questo modo.